Oh, ma è mai possibile che pure sul punteggio di 3-0, dopo un primo tempo quasi perfetto, basta un gol, ragazzi, basta un Che gli hai gol mezzo regalato, ricordiamo, che guarda te. cominci a sfarfallà. No, più che altro vedi sempre gli stessi errori, sempre le solite cose, quella Roma a due facce! sofferenza. Roma a due facce come Allora, sempre! ti dico la verità, De Viro ma due facce non me la No! sento perché non No! c'hai avuto quegli svarioni No! clamorosi Però che ci sono c'hai stati avuto nelle scorse dei partite. momenti in cui hai cominciato a sbagliare passaggi! Allora, c'hai avuto il Verona che ti è salito sopra, perché T'è c'ha salito avuto sopra, ha detto nel così senso, sembra una cosa no, nel zozza. senso che ti è tornato comunque con una certa prepotenza, hanno Sì, alzato il livello c'erano del più niente da gioco. perdere. Esatto, poi comunque hanno trovato il gol, i cambi sono stati fatti bene da Juric, quindi giustamente il Verona ritrova un pochino de verve, però nello stesso momento la Roma che fa? Si abbassa un pochino e quando cerca comunque di dialogare, di costruire azioni da dietro, Non c'è ci riesce perché sempre, loro pressano. ma neanche tanto quello, perché il Verona non è stato un pressing così asfissiante che non ti ha permesso di costruire nulla. Ce Giusto l'hai nel avuto secondo il tempo. modo, ma hai fatto tanti errori, sempre gli stessi. Ma Mkhitaryan vogliamo una volta si salutare? allunga. Ciao e ben ritrovati. Mkhitaryan una volta si allunga la palla, e Cristante una volta l'appoggia male, una volta questo, una volta quello. Sempre errori del cavolo che ti fanno arrivare fino a sto punto che non c'hai ancora la certezza, nonostante il 3-1, di portarti a casa 3 punti in serenità. Oh. Stessa cosa sul secondo canale YouTube e trovate il link in descrizione per venire a trovarci in diretta. Piattaforma Viola, parliamo di questa partita e delle altre due partite di oggi. Detto questo, questa comunque è una vittoria importante. Sì, Ma che hai fatto in testa? c'ho i Già me l'avevi detto capelli, sì, prima. esatto, Importante per noi, ragazzi miei, veramente importante importante, ma soprattutto per perché la, per tutto quello che stava a succedere. esatto, ma E per la possiamo, prossima partita che ci abbiamo, è dovevamo importante rispondere contro la Juve, presenti. esatto, assolutamente, però posso dire importante questa vittoria anche per come è maturata, perché attenzione, Nah. no, hai fatto una prima mezz'ora del gioco, secondo me quasi veramente Perfetta. perfetta, perché comunque hai messo sotto il Perfetta, Verona raga. e comunque in tutto il primo tempo il Verona, se non sbaglio, non ti ha creato un'occasione. Mi sembra. Però voglio dire una cosa. Sì? Siamo stati audaci. E la fortuna aiuta gli audaci. Perché dico questo? Sì, Perché hai perché comunque capitalizzato al massimo le occasioni che ti sono capitate. In 9 minuti gli hai fatto Esatto, in 3 9 gol. minuti hai fatto 3 gol, ti sono capitati 3 gol in 9 minuti e il Verona tra l'altro non è che subisce tantissime occasioni e gol, quindi comunque siamo stati anche Tanta bravi roba. nel fare 3 gol in 9 minuti e nel mettere la partita più o meno su dei binari importanti a favore nostro, però Certo. comunque sapevamo che il Verona non sarebbe stata, non si sarebbe arresa così, insomma. Lo sappiamo perché è una squadra che gioca sempre bene. Poi Juric ha azzeccato i cambi, come ho già detto prima. Non ho capito che stai a fare. Esercizi. Ok. Esercizi distensivi perché, regà, ogni partita della Roma per noi è una sofferenza e c'è da C'è dirlo. sempre, sì, esatto. Cioè, non C'è mi aspettavo, sempre. ma te l'aspettavi tu una partita così? No, me Un primo l'aspettavo. tempo No, così della molto. Roma? Me l'aspettavo molto, molto più lottata. E invece alla fine, Verona, a parte quel gol che hai regalato tu, non è che ti abbiano fatto chissà che Tutto sto cosa. granché, e anzi, mi aspettavo un Verona molto più cattivo dal punto di vista Da agonistico. primo minuto, ovviamente, perché poi nel momento Sì. in cui ti trovano il gol al 62esimo, attenzione, attenzione, esci. Mamma mia, si creano sempre queste occasioni ambigue. Dicevo, Colley, poi alla fine ti trova il gol, il primo gol in Serie A di Colley, tanto per cambiare, per Come dirne una, sempre, come esatto. sempre. E poi il Verona, giustamente, come ho detto già prima, Sono se fa agitato io, sentire, raga. Io se sono fa ancora sentire. agitato perché manca pochissimo. Non è terminata. Domani Non è live reaction terminata, 14:35. Non perdetela, esattamente, forse anche le 13. non perdetela, però comunque ragazzi, si prospettano, attenzione, attenzione, perché il Verona c'ha sempre il pallone sulla tre quarti Hai abbassato il d'ora. baricentro, ma io vorrei anche parlare un po' dei singoli perché. Ci Sì. abbiamo avuto la sfortuna di Smalling che dopo 10 minuti si è scocciato. Speriamo non sia nulla di troppo Sì, grave, che possa rientrare esatto. il prima possibile. Già con la Juventus, ma la vedo difficile. Esatto, poi Ibañez oggi ha fatto una partita. una signora partita, nonostante E c'è da comunque. elogiarlo perché. Ne Sì, ricorderete l'errore qualche tempo fa? ce lo ricordiamo, ovviamente, comunque buona la prestazione di Bagnez, nonostante poi con Smalling che è uscito si è spostato, se non mi sbaglio, al centro della difesa, quindi buona, buona la prestazione di Bagnez. Assolutamente. Ci darei pure Spinazzola perché comunque è stato perfetto secondo me per 60 minuti, ha Sul fatto una gol, gran partita. Attenzione, no. attenzione, 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 attenzione! Buona così.
Dicevo, Spinazzola poi sul gol purtroppo sbaglia in impostazione. Per cercare di recuperare si alza un po' troppo, quindi lascia scoperta la fascia dalla quale poi nasce il gol dell'1-3 del Verona, e che rimette un pochino in piedi tutta la situazione. Villar, io ormai non so più che dire, gestione... Oh, ah, pensavo che si era rotta pure questa, ad esempio, ha fatto... Ma che ha fatto? Oh, io... Mamma mia, raga, Villar veramente tanta roba, ragazzi. Personalità mezzo al campo, tanta roba. Inutile. Sempre eccellente. E una parola io la spenderei anche per Borja Mayoral. Sì, che comunque si è fatto trovare ancora pronto. Sì. Un altro gol, il sesto in campionato. Non è poco. Non è buono, ma soprattutto, cioè, non è poco. Non è scusatemi, buono. È buono, volevo dire. Ma soprattutto è buono per come è arrivato il gol, perché si fa trovare pronto in aria sulla veramente respinta. da numero 9, diciamolo. Da numero 9 sulla respinta sta là, dove deve stare, e la butta dentro. Ovviamente Mkhitaryan da solito gol, ormai direi solito gol. Pellegrini pure una buona prestazione, raga, alla fine dei conti sembra che stia maturando, che stiano per maturare questi tre punti, ma soprattutto situazione di classifica in vista stavati del derby con la della partita con la Juventus, ragazzi. Juventus per noi sarà una partita importante, ma anche per loro, perché arriviamo addirittura avanti a loro, e chi lo avrebbe mai detto in questa situazione di campionato. Arriviamo davanti a loro, però con una partita in più, quindi dobbiamo fare... Sì, no, io parlavo di classifica attuale. Certo, di classifica attuale c'è la Juventus che la deve recuperare contro il Napoli, ma attualmente noi siamo sopra. Classifica crescita, Milan 46, Inter 44, Roma 40. Raga, 40 punti per noi non so pochi, Siamo salvi. Ma vaffa. Scherzo. E comunque dicevo, Milan, Inter e Roma che hanno 20 partite. Sotto di noi ci sono Juventus e Napoli con 39 e 37 punti, che però devono giocare contro, devono recuperare il loro match. Lazio ha 37 punti con 20 partite, Atalanta 36. Sono le vampate. Quindi fino all'Atalanta, ragazzi, c'è una situazione di classifica abbastanza schiacciata, compressa. Ci sono 9 punti, anzi scusate, 10 punti di distacco tra la prima e la settima, e più che altro poi tra la terza e la settima solamente 4. Quindi ragazzi, tutte veramente lì. E qua basta fare mezzo passo falso, una singola partita, che te giochi qualunque. Arriva il Cetriolo, ti si infila e te riesce da davanti. Esatto, praticamente. Esattamente. Detto questo, sperando di recuperare la grana di Dzeko, ragazzi, sicuramente magari ci dedicheremo un video un po' più approfondito in cui andremo a concludere definitivamente questo discorso, a prescindere da come andrà la situazione del calciomercato. Esatto. Dzeko sorride in tribuna ogni volta che lo inquadra, non sembra abbastanza tranquillo, quindi spero che si risolva tutto quello. Esatto, perché con una situazione di classifica del genere non ci possono stare problemi all'interno dello spogliatoio. Aggiungo solo questo e chiudiamo. La Roma fa la prima manca vittoria. Un minuto, dai, abbiamo vinto la prima vittoria contro tra le prime 9 della classifica. Finalmente sempre forza Roma, sempre forza Roma, dai, ce ne fanno due appena aiuto di meno. Dai! Dai! Dai!